successo qualcosa? Sì, non parte più la macchina, si è fermata. Non so come devo fare. Grazie, eh. Apri il cofano così vediamo un po'. Anche se apriamo il cofano, il motore sta sotto i sedili, quindi. E chiamiamo qualcuno? Il fatto è che io non ho il telefono. Ma il mio qua non prende in zona, Facciamo una cosa, non è che mi puoi dare un passaggio, no? Magari in città conosci un meccanico. Sì, sul trattore, sì. Grazie, Vedi che prima di accompagnarti dal meccanico dobbiamo passare prima a lasciare le cassette, che siamo già in ritardo. Sì, sì, va bene, va bene. Scusami, ma qua non c'è nessuno. Sì, dietro sicuramente nei terreni staranno. Nica, dove è giunto? Teniamo le casce piene, sta aspettando che facciamo colazione. Fino a me, ti dà una mano a sta signorina. Buongiorno. Beh, signori, vieni, me camarinnamo. Questo. Ma questa si bagna? Sì, nell'acqua bagni, poi ci metti il pomodoro sopra, quella mangi. Ma come mai c'è un vigneto qua in questa terra sperduta? Quella migliore zona per la terra rossa. Quindi il primitivo si pianta nella terra rossa, giusto? No, cresce bene anche nella terra bianca, nella terra nera. Mm. Nella terra rossa è più tradizionale perché matura prima e impassola. Sarebbe? E col sole si secca l'uva, vedi questi acini secchi? Sì. E prendono più zucchero, prendono. Posso assaggiare? Prego, prego, prego. Questo, giusto? Sì, sì, sì. Ed è più dolce. Signori, ma con queste robe mo di mucche. Non ti preoccupare. Senti, ma perché lavorate con i cappucci? Ma avete messo paura prima. Perché il sole è forte, signoria. All'uva fa bene, ma non in tan capo. Vedete, signori, queste qua sono dei ragemi. Queste si vendemmiano dopo 20 giorni messe del grappolo. Quindi voi vendemmiate due volte? Lo facciamo due volte, col primitivo si fa due volte. Dai, che il meccanico mo chiude! Però mi piacerebbe, non so, avere un ricordo di questa giornata. Non lo so. Thank you.